Alvarinho non ha da fare. Se partiamo così è un problema. È un problema per le tue corde vocali, ma intanto c'è subito il gol di Gavioli. Dopo nemmeno, anzi, 33 secondi sul cronometro a sbloccarla è Davide Gavioli, che in accompagnata riesce a bucare sul primo palo Juan Cruz Velasquez. Il capitano del Monza lo fa ora, ma recupera Garcia. Una cosa che tanto va da, spazio. Una cosa che va sottolineata, scusami Gabri, è comunque l'atteggiamento non certo... attenzione, il gol. Il gol di Mendez. Jordi Mendez, che ha trovato sul secondo palo l'assist vincente da parte di Reinaldo Garcia. E allora a 12.58 dal termine il Trissino raddoppia. Attenzione adesso alla ripartenza del Monza con Galimberti, contatto con Cocco, irregolare secondo Parolini. Allora è penalty in favore del Monza. Parte Bielsa, il tiro, Zampoli para, ma è da ribattere. Si attende il fischio da Parolini. Eccola, altra super parata da parte di Zampoli. I tentativi del Trissino che arrivano da tutte le parti e Velasquez che li sta chiudendo 1-1. Malagoli solo per un attimo, a rimorchio Cocco, servito in corsa Cocco, e questa volta Velasquez non ci può fare nulla, cannonata sotto la traversa per Giulio Cocco. E allora il Trissino va sul 3-0. Golasso da fuori, Moraes, Gavioli. Malagoli dialoga corto con Cocco, che ora prende velocità, preferisce sempre il rovescio. Cosa e qui ha fatto Cocco? Giulio Cocco, doppietta in un giro di meno un minuto. Riesce a bucare in questa situazione non un perfetto Cacu Velasquez. Ancora i due, vince il contrasto Giulio Cocco, poi appoggia da Gavioli nuovamente Cocco dall'altra parte. Azione meravigliosa e grande hockey al paladante, gol del 5-0. Questa volta lo firma Malagoli, ma l'assist, indovinate un po' chi l'ha fatto, Giulio Cocco. Intanto siamo a 34 secondi, forse l'ultima azione del primo tempo. Con Cocco finto il passaggio, lo fa ora verso il gol di Alvaro Moraes. Alvarinho trova il gol del 6-0, ancora su una inventiva spettacolare da parte di Giulio Cocco. Poi l'appoggio di Mazzanetto verso Bielsa, può attaccare per l'out di sinistra. E poi il gol da parte di Zucchetti, che trova il 6-1, proteste da tutta la panchina trissinese. E Lotti fino in fondo e secondo me il Monza lo sta facendo. Bielsa! Cosa mamma ha fatto mia! Bielsa? Mamma mia, che gol! Francisco Bielsa dal nulla! Giro della porta, ha cercato anche lui di trovare l'Eurogol. Giulio Cocco, poi Alvarinho recupera l'assist ed eccolo. Il, come dice il Trissino, con il gol del 7-2 da parte di Remida, la doppietta. Ma che bella partita sta venendo fuori, Gabri. Adesso è due squadre che stanno giocando a viso aperto, pochi tatticismi, tante opportunità da una parte e dall'altra. Bella partita e gol di Gavioli. Forse più un autogol, ma il fatto è che il Trissino trova velocemente anche il gol dell'8-2. Ancora Gavioli, l'anticipo da parte di Velasquez, poi Cocco, Velasquez, ancora Alvarinho, ci riprova, si schiaccia e trova il gol del 9-2. Alvaro Moraes, che dopo qualche rimpallo in area di rigore trova anche lui la doppietta. C'è sicuramente Zucchetti all'interno dell'area di rigore, lo cerca ma non lo trova, a lottare poi con Mendez, serie di rimpalli, recupera Pinto che poi lancia Malagoli in area di rigore, Malagoli l'appoggio a Pinto per Mendez, mamma mia che azioni, che hockey al paladante. Eccola la doppia cifra per il Trissino. Beh, c'è la firma questa volta da parte di Jordi Mendez. L'appoggio verso Joao, prova a passare ancora l'ex giocatore dello Sporting, fa tutto il giro e trova il gol il capitano trissinese, e sono 11 per il Trissino ed è il secondo in campionato per Joao Pinto.